Io ti chiedevo se per piacere ci facevi un attimino, la sappiamo già, però un riassunto della tua storia, come sei venuto qua, a Pavia, proprio a che età sei venuto qua, proprio un... Ciao, sono arrivato in Italia 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, più o meno. I primi 6 mesi sono stato qua della A, con tutti i talenti. E dopo sono andato in prestito a Pavia, a gennaio. Sono stato lì 1 anno e mezzo e adesso ho ritornato a Cesena. Con tuo fratello eri venuto qua 2 anni e mezzo fa, vero? Sì, con il mio fratello. E adesso tuo fratello dov'è che gioca? Mio fratello adesso è andato a Pavia in prestito. Ok. È stato l'anno scorso qua, 6 mesi, dopo è andato in Spagna, in Serie B e adesso a Pavia. Quindi tuo fratello è tornato là? Sì. Ascolta, ci racconti un attimino questa cosa qua. Per te quest'anno, dopo l'anno scorso Pavia, innanzitutto hai fatto un buon campionato, hai giocato tanto. Adesso questa è veramente la tua grande occasione, nel senso che proprio il crocevia, nel senso per diventare un buon giocatore oppure magari per ritornare indietro. Sai, sei consapevole di questa cosa qua? Sì, anche per me, anche secondo me quest'anno è importante per me. Come per il Cesena, è un anno importante che spero di fare bene. Mi metto a disposizione sempre e spero avere l'opportunità di dimostrare quello che so fare. In Coppa hai giocato centrale di centrocampo, è quello il tuo ruolo? Dove ti piace giocare un po' di più? Sì, il mio ruolo è quello a centrocampo, che a Pavia ho fatto anche davanti alla difesa, ho alternato un po' a centrocampo a 2 e davanti alla difesa, quindi è un ruolo che conosco bene. Però puoi fare anche la mezzala? La mezzala ho fatto poco, però... Sì, il mister mi chiede, faccio anche la mezzala, no? Ascolta, quest'anno eravate tantissimi nella rosa del Cesena e dobbiamo esserci sinceri, si diceva che Mezzacoli doveva andare via, comunque era molto dubbia la tua permanenza a Cesena. Invece a un certo punto Campedelli ha detto no, Mezzacoli rimani perché mi ha convinto. Innanzitutto, come hai fatto a convincerlo e come vedi questo allenatore che è giovanissimo, quindi... È più facile parlare magari con un allenatore così giovane? Da quando sono arrivato ho cercato sempre di fare il mio lavoro, di fare quello che so fare. E contento anche perché il mister mi ha dato quella fiducia e ha detto che rimanevo. Quindi adesso... Stiamo appena cominciando e spero di avere quella fiducia sempre e questo. Chi è il leader dentro lo spogliatoio? Solo un nome devi dire. Iori, Gessa? È un nome è difficile. Uno. Secondo me sono 3-4 qua che hanno giocato già in questa categoria, anche in categoria superiori come... Iori, Gessa, Succi, Bellardi, quindi secondo me loro sono quelli che portano avanti questo e fanno il gruppo, diciamo. Come ti appresti a vivere questa gara? Sul serio, già anche da Prove Celi che abbiamo iniziato, abbiamo fatto anche bene. Cominciare con una vittoria è stato buono anche per il gruppo. Speriamo adesso con Crotone fare ancora meglio e passare ancora di fase.